Hai presente quando proprio no, non te ne frega nulla, no? Non te ne frega nulla. Ecco, io sono uno di quelli in questo momento, non me ne frega niente, non mi sono mai lamentato, ma l'infortunio di Benjamin Pavard, detto Benji l'interista, è da addebitare per un 90% alla gestione scandalosa dell'arbitro Sozza. Questo è un mio punto di vista, attenzione. Perché il ragazzo si fa male, perché Kolasinac, come cazzo si chiama, doveva essere buttato fuori 4 falli prima, perché a quello lì gli hanno permesso di picchiare tutta la partita senza fargli nulla. Quello era immune dall'espulsione per il calciatore lì. Quindi questa gestione scandalosa, oltre a picchiare come Fabbri, cosa ha permesso? Ha permesso anche, purtroppo, cosa ne è scaturita da questa gestione vergognosa che abbiamo visto a Bergamo? Attenzione, mi è scattato un grande campanello d'allarme. Io penso di essere stato l'unico su YouTube a non essermi mai lamentato degli arbitri, ragazzi, lo sapete bene. Ma soffia un venticello che mi garba poco, attenzione. Mi piace molto poco, soprattutto con la Juve attaccata. Occhio. Io non piango, non infamo gli arbitri, ma ho visto delle cose che non mi piacciono. Cosa succede? Tiene in campo quel Fabbro maledetto che ha bombardato tutta la partita. Si fa male Pavard. Lussazione della rotula e meno male, lo staff medico dell'Inter gliel'ha fatta rientrare subito sul posto. Rimane il fatto che questo ragazzo 2023 è finito e noi dietro. Noi dietro siamo messi male, ragazzi. Come davanti abbiamo solo due attaccanti, dietro Pavard era acqua nel deserto, l'acquisto di Pavard. Di cosa vuoi ragionare? Di cosa ragioni? Siamo contati anche dietro, almeno che non utilizzi Carlos Augusto come braccetto di sinistra, oppure usi De Vrij come braccetto, ma dietro siamo contati, perché ve lo ripeto, il pilastro difensivo dell'Inter ha 36 anni ed è acerbi. Portiere non lo conto di 35 anni, perché portiere, sai, tra i pali è bravo. Problema di Sommer sono le uscite, lo abbiamo sempre detto. Ma di cosa stai ragionando, voglio capire io. Pavard si fa male per colpa della gestione scandalosa dell'arbitro Sozza, te lo dico io. E mi girano i coglioni perché Pavard, ragazzi, un conto è averlo e un conto è non averlo, lo abbiamo visto, no? Anche perché lo stesso Darmian, vedi poi che a quell'età bisogna stare attenti, Darmian 34, 35, a quell'età puoi avere dei cali da una settimana ad un'altra, perché Darmian, per l'amor di Dio, ad avercelo in squadra, però io lo vedo giocare molto più di posizionamento, indipendentemente dal fatto che si è procurato rigore, non guardare solo da qui al muretto, guarda al di là del muretto, un giocatore che gioca molto di posizionamento e gli tocca fare anche il vice Dumfries, perché? Perché quello che hanno preso dalla Juve, lo scarto della Juve, quello lì non ha più nemmeno 20 minuti nelle gambe ormai. Discorso ti facevo stamattina, poi veniamo allo Zyliakos scatenato. Discorso ti facevo stamattina. Cuadrado, Arnautovic, Sanchez non sono giocatori che ti possono permettere di fare turnover. Sono giocatori da 20-30 minuti. Non possono far fare il turnover, cioè non li puoi utilizzare per fare il turnover. Perché A, non sono minimamente a livello di chi gioca. Anche perché Sanchez ha perso tanto, ha perso lo spunto che aveva prima. Ti salta l'uomo, ma rimane lì. Non è che salta l'uomo e scappa, capito? Sanchez poi in una partita, in un tempo, si fa quelle due, tre azioni, poi scompare dal campo. Guarda le queste cose perché sono importanti. Basta farci caso, non c'è bisogno di essere degli esperti. Arnautovic, di cosa vuoi ragionare? Non perderai duelli aerei, è bravo, spalle alla porta, ma sono giocatori che nell'Inter li puoi far giocare mezz'ora. Come fanno questi qui a sostituire i titolari? Quindi, di questi tre che hai preso, non ti permettono di fare il turnover. E mi girano i coglioni per Pavard. E parecchio anche, te lo dico. Perché bastava dirigere la partita in una maniera diversa, invece no, si è permesso di tutto, di più, calcio fiorentino,
e il francese si è fatto male. Il miglior difensore con Acerbi che all'Inter si fa male. Il signor Zidakus lo inviteremo in live, visto che fa le live con Instagram. Basta chiamarlo, mi hanno detto questi ragazzi Instagram. Lo chiami e lui viene in live, non ci sono problemi. Lo volete vedere su YouTube, lo chiameremo in live. Ma uno che vuole comprare l'Inter, ma secondo te sperpera i 420 tutta questa roba come fa lui? Ma di cosa stai ragionando? Ma poi aveva detto che Zang non la vendeva l'Inter 3 settimane fa. Dopo la Champions doveva fare l'offerta. Ragazzi, ma di cosa stai ragionando? Allora, ora vi dico chi dove, con quale azienda vuole comprare l'Inter, eh? Perché un ragazzo della chat degli esonerati ha fatto una ricerca. Ma poi te l'hai mai visto uno dichiara pubblicamente queste cose? Ma l'hai mai visto? Ma nemmeno chi vuole comprare una squadra di promozione? Ma di cosa stai ragionando? Ma quale due diligence? Ma quale due diligence? L'azienda dovrebbe comprare l'Inter tramite Zilacus, non ha un sito internet, non ha un capitale sociale, non ha né un socio né un dipendente, ma di cosa ragioni? Ragazzo della chat, sono andato a studiare la situazione, dove dice di andare a guardare tale Mobile Future Works. Hanno appena fatto un'acquisizione del 3% di un'azienda thailandese per 5 milioni di euro. Ma di cosa vuoi ragionare? Ma la si fa finita con queste barzellette, per favore? Ma la si fa finita con una proprietà che vuole vendere? L'hai mai visto una proprietà che sta vendendo e che vuole vendere sperperarlo ai 420? Non lo so dov'è il cinese, non lo so dov'è il cinese. Zilaus, vieni in live, Zilaus, abbiamo un canale YouTube insieme. Ciao Inter.